A che serve la storia? Questa è una domanda che ci si è rivolti, io credo, dalle origini dell'umanità, comunque sicuramente da quando si sono cominciate a scrivere storie dell'umanità, cioè dalla preistoria. La storia ci fa capire a che punto siamo, qual è la nostra condizione storica, in che mare nuotiamo, che aria respiriamo. Quale paesaggio abbiamo davanti, con quali signori abbiamo a che fare, questo la storia ci fa conoscere. Ed è una conoscenza indispensabile, perché se non conosciamo il nostro intorno, se non conosciamo la nostra attuale condizione storica, come ci orienteremmo? A capriccio. Però ciò che è da fare in questa costruzione storica, in questa situazione storica, la storia non ce lo dice, non ce lo deve dire e non ce lo può dire. La storia si scrive sempre del passato, non c'è storia del futuro. La storia del futuro si scriverà nel futuro. La storia è sempre storia del passato. Ciò che c'è da fare oggi, sulla base della indispensabilissima cognizione, conoscenza dei dati storici nei quali ci muoviamo, quello che è da fare in questa condizione lo creiamo noi giorno per giorno. Ed è il senso di quella risposta negativa che ho dato subito. La storia non serve a niente, la storia non è maestra della vita. Ma proprio in questo non essere maestra della vita futura sta il grande valore della storia, l'insostituibile, indispensabile, fondamentale valore della storia come maestra del nostro passato, dal quale non si può mai prescindere. Quindi, se ci riferiamo al futuro, la storia non serve a niente, il futuro lo dobbiamo costruire noi. Se ci riferiamo al noi, è quella indispensabile. Senza storia non vi sono noi, non vi sono io, non c'è la persona umana e tantomeno l'umanità.